Rieccoci in onda, ben ritrovati. Nuovo appuntamento in diretta con Buongiorno Dottore. Qui dagli studi di Rete7, lo spazio dedicato a voi che potete intervenire, chiedere pareri, commenti di carattere medico ai nostri specialisti. Per cominciare io faccio il benvenuto al nostro ospite, come ogni settimana, l'otorinolaringoiatra dottor Massimo Capricci, che saluto. Buongiorno Dottore. Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai telespettatori. Che si è tolto una mascherina in questo momento, potrebbe essere un segnale, dottore. Ecco. Sì, l'ho voluto fare proprio per avvertire che non bisogna abbassare la guardia. Se vi ricordate, 2 mesi fa io avevo detto che ero preoccupato per settembre, abbiamo anticipato il problema e i contagi stanno aumentando. Oggi c'è un po' di stabilità, però sono aumentati in questi mesi, soprattutto in queste ultime settimane. Quindi a settembre bisogna stare attenti, quindi quando possiamo la mascherina è ancora importante. 011-06-00774 è il numero, non l'abbiamo detto, per intervenire, telefonare, parlare con l'otorinolaringoiatra, per mandare invece sms o whatsapp 348-80-40-254. Dottor Capricci, c'è già una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Alessandria. Come si chiama? Basta il nome. Terme. Sì. Un attimo che non... parlo con la televisione o col telefono? Allora, parli dal telefono, per cortesia. Parli sì, dal telefono, sì. Nel caso abbassi a zero l'audio del televisore. Sì, è tutto basso, è tutto basso. Prego, senta, prego. Io volevo parlare con il dottore per un mio caso che già mi è successo. Io soffro di acufeni alle orecchie. Sì. Però non la sento, sì. Io non vi sento voi. Noi la sentiamo bene, prego con la domanda. Ecco, sì, adesso sì, adesso sì. E non mi ha sentito, dicevo, perché io sono stato zitto. Dicevo, io soffro di acufeni all'orecchio, un orecchio sinistro. E sì. Se vuole un attimo di pazienza vi spiego cosa mi è successo. Sì. Cosa mi è successo? Allora, tre anni fa, io ho visto una pubblicità alla radio a Stella Alta. Mi hanno promesso che io guarivo, allora, però non è successo niente. Se per cortesia lei mi dà un'indicazione, io l'accetto volentieri. Sì, allora, purtroppo in campo medico si fanno anche tante promesse dal punto di vista poi per interessi economici o per altro. Purtroppo la disonestà esiste anche in campo medico. Allora, Gli acufeni sono un fastidiosissimo disturbo che può essere un fischio o un ronzio che improvvisamente può comparire. A volte compare anche per una sordità improvvisa, come è l'argomento che appunto avrei voluto poi accennare e parlare, discuterne in questa trasmissione oggi. Però le cause sono tantissime, le può vedere anche lì. Innanzitutto c'è sicuramente un trauma acustico che può essere acuto, come l'esposizione a uno sparo, a uno scoppio di una bomba, allo scoppio di un petardo, a qualsiasi rumore esageratamente intenso e improvviso. Una sirena, un fischio acuto di una sirena, di un allarme, può dare poi una improvvisa irritazione delle cellule nervose, con quindi un fischio. È chiaro che poi c'è invece l'esposizione in ambienti di lavoro o usando degli utensili di lavoro molto rumorosi, e di conseguenza esiste un trauma acustico cronico che adesso viene anche indennizzato e valutato dall'audiologia, anche di effettuare dei controlli nelle industrie, cosa che prima 30-40 anni fa tutto questo non esisteva. E poi altre cause di acufeni, quindi di rumori, possono essere le cause circolatorie, le cause infiammatorie, l'artrosi dell'articolazione temporomandibolare, l'artrosi della colonna cervicale, stress, l'insonnia, disturbi cardiologici, l'assunzione di medicine che possono essere ototossiche se protratte nel tempo per quanto riguarda l'assunzione. Parlo ad esempio dei salicilati, dell'aspirina, che si usa molto in cardiologia, in cardiochirurgia, perché l'aspirina fa diluire il sangue, previene la trombosi, però in alcuni soggetti, se utilizzano la cardiaspirina per molti anni,
possono poi avere dei disturbi all'orecchio, uno di questi è soprattutto rappresentato dagli acufeni. Dato che le cause sono tantissime, è difficile anche trovare la causa o le cause, perché spesso poi le cause combaciano e si possono abbinare fra di loro, non è che una causa esclude le altre. Quindi è difficile trovare la causa, è difficile eliminarla, terapie specifiche ultimamente in questi anni ne sono uscite dei prodotti anche validi, però è chiaro che non sono sempre così efficaci. Lei quanti anni ha? Io 77 anni. Ha lavorato in ambienti rumorosi? Ma io dell'anno 1970 che lavoro in una cantina, uno stabilimento vinicolo dove si fa l'imbottigliamento eccetera eccetera. Le spiego, se mi permette vorrei dirle una cosa. Dunque, sì, in un'azienda vinicola i rumori ci sono, io tanto ero il capo squadra, più o meno ero sempre fuori, ma questo fatto che mi è successo a me, è una decina d'anni, non ci ho mai pensato. Poi, vedendo queste pubblicità, addirittura, guardi, non voglio discriminare voi, che voi per me siete tutto, perché io mi sono successo tante cose, sono sempre stato curato, no? Mi hanno offerto dei bottiglini dalle orecchie, da mettere dentro le orecchie, ho pagato tutto e poi non c'era niente che funzionava. Ho avuto la pubblicità, ma... posso dire il paese? No. Dica. Dottore, le posso dire il paese dove io ho avuto la fregatura più grossa? Sì. Le posso dire? Dica. Senta, io avevo trovato ad Asiago, Milano, un centro acufeni, e mi ha fatto un contratto che io stupidamente ho firmato e direttamente loro mi hanno fatto il finanziamento che io dopo ho firmato, me ne sono accorto, cioè, va bene. Mi hanno fatto la cura da giugno 2019 fino a poi è uscita la pandemia nel 2020, no? Uscita la pandemia, in poche parole io non potevo più andare a Milano, poi si è rotto il capo, che mi ero andato su ultrasoni. Insomma, fino dal 2020, giugno 2020, a oggi non è più successo niente. Poi, ma mi scusi, ma che cura ha fatto? Ascolti il dottore. Che cure ha fatto? Che terapia le hanno fatto? Avevo un tablet di ultrasuoni che io facevo 3 volte al giorno e basta. Loro dicevano che io dovevo... Ecco. Non la sento tanto bene come voce, non vi sento tanto bene io. Quanto, stavo zitto. Quanto ha speso? Glielo dico. Oltre 2.000 euro, dottore. Ma dunque, ripeto... terapie si possono fare, ad esempio per gli acufeni può servire la camera iperbarica, che però viene fatta anche qua a Torino senza spendere tutte queste cifre. Non so chi le ha consigliato di andare in quel posto lì in Lombardia, però purtroppo, ripeto quello che ho detto prima, in ambito medico, come in tantissime altre professioni, ci sono persone più oneste e persone meno oneste. Il discorso che bisognerebbe, ecco, questa è una camera iperbarica. Bisognerebbe prima di fare queste cose informarsi bene. Adesso c'è la fortuna di trovare internet, quindi chiedere informazioni prima di affacciarci e di spendere dei soldi. Ripeto, per gli acufeni non vi sono farmaci miracolosi, bisogna cercare l'ideale. Io ho avuto la fortuna a volte di riuscire a togliere un acufene, ho avuto anche delle testimonianze televisive, perché una signora, più di una signora, mi ha ringraziato che ho eliminato gli acufeni, non so quanto per merito mio, e non è falsa modestia, o per quanto sia stato il caso, la fortuna. Però ripeto, si possono utilizzare delle terapie farmacologiche, utilizzare la camera iperbarica, ma prima bisogna fare una serie di accertamenti che vengono anche fatti con la mutua, senza andare a spendere dei soldi o senza fare dei finanziamenti. Tra le varie cause degli acufeni ho dimenticato di inserire la nicotina, quindi se lei ha degli acufeni
e fuma, il primo passo da fare prima di fare 3.000 terapie è quello di smettere di fumare. Allora, intanto noi salutiamo il nostro telespettatore, anche perché dobbiamo dare spazio anche ad altri telespettatori. Il tema del giorno, certo, dottor Capricci, la sordità improvvisa, per certi versi già un po' anticipato, anche detto apocusia improvvisa, sì, dico bene, dottore? Sì, sì, sì. Ipoacusia improvvisa. Non sentirci più di colpo, improvvisamente. Esatto. La settimana scorsa avevo parlato dell'ipoacusia in generale, le ipoacusie trasmissive, le ipoacusie recettive. L'ipoacusia improvvisa è purtroppo un'evenienza abbastanza comune e le cause sono molteplici, indipendentemente e indifferentemente dall'età e dal sesso del paziente può insorgere questa ipoacusia. Le cause più comuni possono essere innanzitutto un fattore virale, che è quasi il più comune, tant'è vero che queste ipoacusie insorgono più spesso quando fa freddo, oppure quando il soggetto si espone accidentalmente o volutamente a un'esposizione prolungata all'aria condizionata. E di conseguenza il fattore del freddo può stimolare, se c'è la presenza nell'organismo, in circolo o anche a livello dell'orecchio tramite catarro, ci sono dei virus, questi possono aumentare la loro virulenza e andare a intaccare le cellule acustiche. Quindi la causa principale è da freddo, la causa virale, la causa infettiva. Poi, come vedete anche dallo schema, ci sono le cause vascolari, uno spasmo dell'arteria uditiva o dei capillari uditivi, quelli che vanno a vascolarizzare la chiocciola. La chiocciola è quella parte dell'orecchio, la parte più interna, la parte dell'orecchio che è deputata a convogliare tutti i suoni che noi riceviamo attraverso il padiglione auricolare, il condotto uditivo, attraverso la vibrazione degli ossicini, convogliare questi suoni convertendoli in un impulso elettrico che viene smistato a un'area particolare del cervello. Se durante questo tragitto nervoso vi sono dei danni vascolari, le cellule nervose deputate alla recezione, quindi le cellule nervose acustiche della chiocciola, subiscono un danno, mandano un impulso al cervello ridotto e quindi abbiamo un'ipoacusia. Altre cause invece, l'avete viste, cause traumatiche, soprattutto in frattura della rocca, che quindi la rocca è quella parte dell'osso temporale dove è insediato l'orecchio interno, che è una struttura rappresentata dalla chiocciola e dall'apparato dell'equilibrio, una struttura che è praticamente inglobata come fosse in un cubetto di un centimetro scarso di lato, quindi una struttura molto piccola, dove però sono insediate milioni e milioni di cellule acustiche e di cellule vestibolari. Allora, dottor Capricci, dovremmo avere una telefonata. Pronto? Ok, dottore, mi scusi, l'ultima domanda. No, abbia pazienza, dobbiamo dare spazio, le abbiamo già dato anche tanto spazio, adesso lasciamo anche un po' di spazio agli altri telespettatori, 011 06 00774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 se volete mandarci sms o whatsapp. Ecco, tra le cause non ha citato, forse apposta, quello che verrebbe spontaneo, cioè magari botte di rumore fortissimi. Provo a fare un esempio, quando c'era il servizio militare, ad esempio, o certo, esplosioni. Però ci arriviamo, intanto dovremmo avere una telefonata. Pronto? 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 Buongiorno, come si chiama, da dove chiama? Allora, sono Annalisa e chiamo dalla provincia di Asti, devo parlare con il dottor Capricci. Allora, purtroppo per un po' non possiamo darle la linea perché pronto? Dobbiamo... Intanto vedo che lei dopo un anno e mezzo ancora non si è abituata a togliere l'audio al televisore e poi anche in questo caso purtroppo glielo dobbiamo dire, spazio anche ad altri telespettatori. Dicevo, dottor Capricci, rumori improvvisi a decibel altissimi, certo, possono causare, certo, sordità improvvisa? Ma normalmente le sordità improvvise vascolari o virali quasi mai interessano tutte e due le orecchie, c'è sempre un orecchio solo interessato. Nel caso dei rumori a volte l'ipoacusia può essere bilaterale, certo. Rientra però nelle cause traumatiche, non da frattura, ma ad esempio da barotraumatismo, quindi
se c'è un forte rumore ci può essere una compressione esagerata a livello di pressione sul timpano. È capitato ad alcuni miei pazienti in questi anni che erano andati dal gommista e già solo quel rumore, quello spostamento d'aria determinato dalla fuoriuscita del pneumatico dal cerchione ha comportato un rumore molto violento, un tuff molto violento, e il soggetto ha immediatamente sentito un fischio nell'orecchio e una sordità. E poi abbiamo le cause infettive, le otiti, non più le cause virali da sbalzo di temperatura, da freddo, ma proprio una vera otite che può andare a intaccare l'orecchio e dare una sordità immediata. La terapia migliore in questi casi è la terapia con cortisone, con manitolo, da fare il più presto possibile. Quindi un soggetto che ha un ovattamento a un orecchio, inizia a sentire poco da un orecchio, o ha anche degli acufeni, quindi dei fischi, sarebbe importante che si facesse vedere dal medico curante in primis e dallo specialista, dall'otorino, entro 24 ore. Io ho avuto dei casi, purtroppo, di persone che sono venute da me dopo 4 o 5 giorni e a quel punto la perdita uditiva, anche se erano soggetti giovani, nonostante anche la terapia con manitolo, che è un antiedemigeno fatto endovenosa, con cortisone, non ha sortito effetti. Si danno anche dei complessi multivitaminici, soprattutto le vitamine del gruppo B, però tutto questo, ripeto, va somministrato e si deve iniziare a somministrare entro le prime 24 ore, perché dopo, se no, le cellule acustiche, se sono sofferenti e non sono state ancora totalmente distrutte, si deteriorano ulteriormente e quindi, se muoiono, non sono recuperabili con nessun tipo di farmaco, sia fatto endovenoso, intramuscolo e così via. Allora approfondiremo, dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come si chiama e dove chiama? Sì, sono Mario da Novara, volevo chiedere ancora una cosa al dottore. Posso? Dica. Sì, prego con la domanda. Certo. Sì, scusi, sa che le avevo parlato che avevo un tappo nell'orecchio? Sì, no? Mi ricordo. Ecco. Sì. Però io mi sono dimenticato, dato che lei è molto attento per la storia dei farmaci, che io prendo le statine e sì, ho visto per caso una trasmissione che dice che il colesterolo porta il tappo all'orecchio. Non è che sia magari un suo consiglio? No, ma non è vero. Ma non so che trasmissione ha visto, ma le posso assicurare che non c'è nulla a che vedere tra il colesterolo e il tappo di cerume. È chiaro che un'alimentazione più grassa può portare a depositi più grassi di sebo delle cellule sebacee e delle cellule ceruminose, ma il cerume è una produzione di queste ghiandole, ma non è assolutamente scientificamente accertato che chi soffre di colesterolo, di ipercolesterolemia, ha più facilmente il tappo di cerume rispetto ad altre persone. Non c'entra assolutamente niente. Grazie dunque al signor Mario, che salutiamo. Buongiorno. Naturalmente 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp. Allora, dottor Capricci, arriveremo poi appunto alle terapie. Volevo ancora farle una domanda, perché se non sbaglio sordità improvvisa non significa necessariamente non sentire nulla, ci possono essere dei fastidi. No, la prima certo. Telefonata era sugli acufeni, ad esempio. Certo, certo. No, le sordità improvvise possono essere, come tutte le sordità, di grado lieve, di grado medio o di grave intensità. Le sordità medio-lievi possono facilmente essere recuperabili, oltretutto è più facile recuperarle se il soggetto è anche giovane, perché c'è una maggiore capacità di recuperare le cellule acustiche. Un paziente della mia età, che magari ha già problemi di sordità, che magari si è sottoposto a un ambiente di lavoro rumoroso, ha già degli acufeni, quindi ha già una sofferenza di una parte di queste cellule acustiche che si ritrovano nella chiocciola, se ha anche una sordità improvvisa può avere un peggioramento di questa ipoacusia e quindi poi è chiaro che è difficile recuperare. Un soggetto normoacusico giovane ha una sordità improvvisa, magari anche per un colpo d'aria, un colpo di freddo, una virosi, con la terapia adeguata
può recuperare al 100%. Dovremmo avere una telefonata per il dottor Capricci. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama e da dove chiama? Mi chiamo Carmelo e chiamo da Torino. Prego, prego con la domanda. Dottor Capricci, buongiorno. Senta, è buongiorno. Un periodo, ma questa parte sarà un mesetto così, che mi è subentrato un fischio continuo nelle orecchie, a volte più leggero e a volte più forte. Più forte, più intenso. Quanti per favore, però abbassi a zero l'audio del televisore, tolga l'audio dal televisore, ci parli dal telefono e solo dal telefono, per cortesia. Quanti anni ha? 69. 79, ha una voce molto giovanile. Ha lavorato in ambienti rumorosi? Ha lavorato in ambienti numerosi, Carmelo? Sì, lavoravo in fabbrica, taglio lamiera al pantografo, diciamo che... E metteva i tappi nell'orecchio o no? Mi scusi? Metteva i tappi nelle orecchie? Metteva dei tappi, dei protettori acustici nelle orecchie o no? Usavamo i tappi, una volta all'anno si faceva l'esame audiometrico. L'esame audiometrico, sì. E l'esame audiometrico adesso l'ha fatto recentemente, adesso che ha gli acufeni, o non l'ha fatto? Diciamo che da quando sono in pensione non l'ho più fatto. Ed è in pensione da quanti anni? Se ne ha 78 sarà in pensione da 3 anni. D'anni. Quanti? 3 anni. Ah, solo 3 anni, ma non mi ha detto che ha 78 anni? 69. Ha voluto continuare a lavorare, Carmelo. Ha voluto continuare a lavorare, sì, ma sì, anche sì. Per hobby ha usato degli utensili rumorosi, tipo trapani, sega elettrica? Sì, la mola. E ha messo i protettori acustici o no? Pezzi di ferro. Sì, ha messo i protettori acustici o no? Avevamo, quando si usava, il flessibile, usavamo... Beh, il flessibile è un rumore cuffie. Tremendo, se lo usa anche solo per 10 minuti, a lungo andare danneggia veramente l'orecchio e le cellule acustiche. Ma io il primo passo gli direi di fare è quello di fare un esame audiometrico, una visita a Torino, un esame audiometrico tonale. Come può vedere sul monitor, le cause degli acufeni sono tantissime. Oltre a un invecchiamento dell'orecchio, ci può essere una causa da rumore, sia da rumore continuo per lavorazioni rumorose, sia per anche soltanto una lavorazione rumorosa breve di 5 minuti, anche una sirena, qualsiasi trauma acustico violento. Poi ci sono le cause circolatorie, le terapie che eventualmente uno fa. Come può vedere, vede anche che l'uso di aspirina, il fumo, possono causare queste problematiche. Lei fuma, ad esempio? Diciamo che ho fumato fino a 20 anni fa, diciamo così, 20-25 anni fa, e poi ho smesso. E assume delle medicine per qualcosa? Allora, io sono diabetico. Tenga conto che il diabete è una di quelle malattie che dà danni alle arterie, non solo della retina, quindi non dà solo disturbi visivi, ma dà anche disturbi alle cellule uditive. Quindi e già questo può essere una causa dell'acufene. A novembre ho fatto anche un infarto. E quindi ha usato o usa l'aspirina, i salicilati? No, prendo la cardiospirina. La cardiospirina fa parte dei salicilati? Si chiama cardioaspirina, ma termina col termine aspirina. L'aspirina sì. E i suoi derivati sono dei farmaci ototossici, cioè sono dei farmaci che se usati per lungo tempo possono danneggiare le cellule acustiche del nostro orecchio interno e possono quindi trasformarsi in una patologia otologica rappresentata da acufeni, rappresentata da sordità,
e in alcuni casi c'è anche un'estensione alle cellule non acustiche ma vestibolari, quelle deputate all'equilibrio, per cui il soggetto può avere anche delle vertigini. Per quanto riguarda l'aspirina, è chiaro che il cuore è più importante sicuramente del nostro orecchio, perché può avere una patologia seria dell'orecchio, non sentirci niente, ma vive lo stesso. Se il cuore non funziona, purtroppo non si vive, si muore. Deve però chiedere al cardiologo che le ha dato questa terapia se può sostituire la cardiaspirina con farmaci analoghi che fanno quindi diluire il sangue, non rischiare una trombosi, però che non siano ototossici. Grazie. Vede che ha già due cause che possono causare acufeni, che sono il diabete e l'assunzione di un farmaco ototossico. Di più di uno anche in questo caso. Allora grazie dunque 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 42 54 per i vostri sms e whatsapp. Dottor Capricci, veniamo al dunque, cioè a come curare questo fenomeno veramente brutto per chi lo subisce, insomma, della sordità improvvisa. Già prima diceva farlo subito, non aspettare. Sì, allora, facciamo così, dottore, dopo dedichiamo... Dico sempre ai miei pazienti, è quello di una ventina d'anni fa, di una vigilessa di 24-25 anni, che il venerdì ha sentito l'orecchio ovattato, l'orecchio completamente chiuso. Ovviamente uno pensa subito a un tappo di cerume e così via. Non si è fatta vedere. Il sabato e la domenica, ovviamente il medico di base non c'era, lei non è andata al pronto soccorso. Il lunedì, peggiorando questo ovattamento dell'orecchio, è andata dal medico curante lunedì pomeriggio il medico curante l'ha guardata, fortunatamente, perché alcune volte danno le gocce, danno la terapia, in realtà lui l'ha guardata con l'otoscopio, ed è quello che dovrebbero fare anche tutti i medici di base. Guardandola con l'otoscopio ha visto che non c'era niente, non c'era un tappo di cerume, e allora le ha prescritto una visita otorino. Il martedì lei ha provato a prenotare all'ASL, ma i tempi erano lunghi. Parlando con una sua collega vigilessa, le ha detto di venire da me. Ha prenotato, ha telefonato in studio il pomeriggio del martedì e io l'ho visitata il mercoledì. Quindi sono passati venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, 5 giorni. Visitata il mercoledì, il 6° giorno, fatto l'esame audiometrico, normale, adesso non mi ricordo se era al destro o al sinistro, un orecchio normalissimo. L'altro orecchio c'era una perdita del 50%, trattata, fatta venire subito in ospedale il giorno dopo, trattata con manitolo, bentelan, cortisone endovena, complessi multivitaminici, non ha recuperato praticamente niente e quindi poi è stata trasferita negli uffici e non faceva più la vigilessa, che a lei piaceva anche farlo, in auto, andando anche in giro. E quindi ha perso il 50% dell'udito e quello lo perderà per tutta la vita. Per cui poi c'è anche il rischio che invecchiando debba poi da quel lato lì mettere un apparecchio acustico. E quindi entro 24 ore sarebbe l'ideale andare dal proprio medico di base oppure andare al pronto soccorso dell'ospedale più vicino, controllando l'orecchio. In questi casi, se si sospetta una sordità improvvisa, si fa subito un esame audiometrico tonale, corredato eventualmente anche da un'impedenzometria, per vedere anche se c'è del catarro o meno, e se la perdita non è tanto trasmissiva, ma è soprattutto una perdita recettiva, neurosensoriale, quindi interessa le cellule acustiche dell'orecchio, c'è quindi una sofferenza delle cellule acustiche dell'orecchio, si può iniziare subito una terapia e, come ho già detto prima, si può assolutamente recuperare completamente anche l'udito. In alcuni casi, purtroppo, la sordità improvvisa può essere invece una spia di qualche problema più serio, soprattutto di problemi di tumori al nervo acustico. Parliamo soprattutto di un neurinoma, che il neurinoma comunque è un tumore benigno, che però se dà una perdita improvvisa, a volte la dà, perché normalmente il neurinoma dell'acustico ha dei prodromi, cioè nel senso che prima di tutto dà degli acufeni, può dare un po' di ovattamento, acufeni saltuari, un ovattamento che poi può diventare una sordità, ma molto lentamente. In alcuni casi però si può avere una perdita improvvisa legata a una compressione delle fibre nervose. Quindi esame audiometrico, in quel caso se poi lo specialista sospetta qualcosa di più,
si può fare una risonanza dell'encefalo, soprattutto mirata all'angolo ponto cerebellare, che è il punto di fuoriuscita della maggior parte dei nervi cranici e soprattutto quindi del nostro amico l'ottavo nervo cranico, che è una componente invece legata proprio all'udito, alla capacità uditiva. Dottor Capricci, dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno, senta, abbassi completamente a zero l'audio del televisore per prima cosa. Sì, devo fare una domanda al dottor Capricci che mi ha operata. Sì, se però abbassa... Sì, ho abbassato tutto il volume. No, lo sentiamo ancora. Sì. Allora, siccome che io ho un mal di gola dal mese di marzo, premetto che il dottor Capricci mi ha operato, mi ha fatto il setto nasale deviato, io comunque respiro bene adesso, dopo il suo intervento, mi sono trovata bene, solo che ho questo mal di gola così forte che non so, all'inizio sembrava una tracheite, una laringite, sono andata anche a farmi la visita dall'otorino ad Asti. E cosa ha detto l'otorino? Cioè, praticamente qui non hanno trovato, cioè dice che le vie respiratorie, cioè, non erano ostruite dal muco, non c'era muco nelle parti alte, però io ho questo mal di gola che non mi dà pace, non so, mi sento sento come qualcosa in gola che non riesco a mandare giù, però a ingoiare riesco a ingoiare, solo che ho questo mal di gola che ogni tanto mi fa male anche nell'orecchio. Qui dall'esito della visita qua c'è scritto mucose rose in assenza di flogosi, tonsille grado 1, fibroscopia, non occupanti, spazio, non secrezioni patologiche, non scolo retronasale, rinofaringe libero, signora, mi ascolti? Norma per morfologia. Lasciamola finire, ma... Vabbè, signora, la regia ci ha dato un taglio, comunque. No, era importante. Sì. Non poteva troncarla lì. Allora, se la signora mi sente la signora ancora in ascolto. Sì, sì. Non trascurerei il problema delle tonsille. Tonsille di grado 1, ma può essere una tonsillite. Non ha nulla a che vedere con l'intervento al naso, non ha nulla a che vedere col catarro. Sì. Ci può essere queste forme collegate anche a forme virali, però virali. A questo punto controllerei anche la funzionalità delle tonsille, facendo anche uno screening della focalità tonsillare, facendo quindi degli esami del sangue. Non li ha fatti gli esami del sangue? No, me l'ha prescritto il medico, però non riguardo... Allora li faccio. Io volevo fare un tampone orofaringe per vedere se è un'infezione batterica o virale, meglio gliel'ho detto. Esatto, ma deve fare anche gli esami del sangue, non solo il tampone. E dal tampone non si vede. È un fatto virale, e se è un virus virale. È difficile che si veda. Di solito controllano i batteri, quindi può esserci un tampone negativo. E poi deve fare gli esami del sangue, perché se lei ha dei mal di gola recidivanti, può essere anche che queste tonsille siano non più un filtro efficace, ma possano creare dei problemi seri. E quindi un esame del sangue specifico. Gli esami del sangue, la focalità tonsillare, se ha una penna rapidamente, lasci parlare il dottore, signora. Allora, grazie, salutiamo, perché a parlare parlava tanto, ascoltare un po' meno, lasciate anche naturalmente parlare. Se ha da scrivere, glieli dico, così se hanno da scrivere anche altri, si fa l'emocromo con formula, la VES, l'ASLO, che è il titolo antistreptolisinico, la proteina C-reattiva, il reuma test e poi farei, perché sono in aumento, il monotest, il citomegalovirus test e il toxotest. Sono in aumento, che sono le trasmissioni attraverso la saliva, attraverso il bacio, attraverso anche rapporti sessuali, ma anche bevendo semplicemente da una bottiglia di plastica, da un bicchiere di plastica, c'è la trasmissione di questi virus. La toxoplasmosi invece si trasmette con l'insalata mal lavata, perché si trasmette dall'urina del gatto e il gatto ha una predilezione a urinare nel cuore dell'insalata. Quindi bisogna lavarla bene anche quando si comprano le buste già preparate al supermercato. Si deve fare il dosaggio anche delle immunoglobuline specifiche per mononucleosi, toxoplasmosi e citomegalovirus e si fa un esame delle urine. A quel punto abbiamo un quadro completo o quasi completo, perché poi ci sarebbero anche le alfa-glicoproteine, cioè le mucoproteine da controllare,
un quadro completo della focalità tonsillare, della funzionalità tonsillare, per valutare se le tonsille funzionano bene o seppure sono un filtro che andrebbe eventualmente o trattato bene con una terapia intramuscolare antibiotica oppure con un intervento chirurgico di tonsillectomia. Abbiamo un'altra telefonata, poi abbiamo anche dei messaggi da leggere. No, e allora andiamo con i messaggi. Con i messaggi. Dalla risonanza magnetica encefalica si evidenzia una notevole tortuosità dell'arteria cerebrale, direi. Posteriore, sì. Sì, esatto, di sinistra, che contrae nervi cranici e pacchetto acustico facciale sinistro, determinando una moderata dislocazione. Anni 75, è possibile recuperare l'udito? Quali cure? Franco. Purtroppo questa è una malformazione che lui ha, che il signor Franco probabilmente ha dalla nascita. È chiaro che col passare degli anni i disturbi anche circolatori, dottore, mi scusi, hanno portato se la interrompo, un maggior ma deficit. C'è una macchia blu che compare sempre di più nello schermo. Prima si vedeva appena, adesso è sempre più... Ecco, esatto. Grazie. Prego, dottore. Dicevo, continui. Che si è spostato il cellulare. Ok. Questa tortuosità è un'alterazione anatomica. Lui è nato con questo problema. È chiaro che quando era giovane probabilmente la circolazione era migliore, l'afflusso di sangue quindi era migliore e non aveva di questi disturbi. Peggiorando la situazione a livello di acufeni, a livello magari di sordità o di vertigini, è venuto fuori questo problema. Però o si interviene con un intervento di neurochirurgia e si interviene su questa arteria, ma il gioco non vale la candela perché sono maggiori i rischi dei vantaggi e quindi assolutamente non bisogna toccarlo. E non ci sono medicine miracolose se non migliorare l'afflusso di sangue, quindi prendere dei vasodilatatori per migliorare la circolazione in generale e in particolare la circolazione a livello dell'arteria uditiva. Allora dovremmo avere una telefonata per il dottore. No, la recupereremo 011 06 00 774 per le vostre telefonate. E allora intanto andiamo a leggere un messaggio. Dove abito passa sovente il treno? Che disturbi può portare all'orecchio? Gianna da Moncalieri. Ma poi bisognerebbe far controllare se il rumore è veramente superiore agli 80 decibel. È chiaro, a meno che no, tutte le volte che passi il treno non fischi, eccetera, non credo che il rumore del convoglio di per sé crei un rumore notevole. Però è chiaro che per saperlo dovrebbe telefonare eventualmente all'ASL o ai vigili, ai vigili urbani e fare un accertamento. Loro hanno delle apparecchiature per valutare e tastare i decibel che vi possono essere. Normalmente le Ferrovie dello Stato sono attente a queste situazioni e costruiscono con un po' quello che capita anche adesso in autostrada. 30 anni fa in autostrada non c'erano le protezioni che ci sono adesso. Adesso in molte zone hanno messo dei pannelli proprio per evitare che il rumore del traffico vada poi a gravare sulle abitazioni antistanti o limitrofe all'autostrada. Lo stesso capita con la ferrovia. Però può eventualmente parlarne con l'amministratore e poi parlarne, ripeto, telefonare ai vigili del fuoco, ai vigili non del fuoco, ai vigili urbani e eventualmente anche ovviamente all'ASL e possono venire a fare un accertamento. Sentiamo se abbiamo una telefonata per il dottor Capricci. Sì, pronto? Pronto. Buongiorno, come si chiama, da dove chiama? Buongiorno, io mi chiamo Francesca. E parlo dalla provincia di Verbania, Val d'Ossola. Sì, prego con la domanda. Buongiorno. Per il dottore. Buongiorno, volevo sapere, è solo una, non una curiosità, ma insomma, perché le mie orecchie non fanno più cerume? Premetto che ho l'artrite reumatoide, la neuropatia agli arti inferiori e ho la fibrosi polmonare. Ho fatto un fibroma dal 2009 al piede sinistro e ho bruciato un nodulo alla tiroide. Ho tutte quelle cose lì. Sono 15 anni che ho l'artrite reumatoide, prendo il cortisone 5,5 tutte le sere, perché non posso farne a meno. Certo. Grazie. Certo. A lei. Ma signora, è stata molto esaustiva, ha spiegato molto bene tutti i malanni che lei ha e le terapie che fa.
spesso io la produzione ho 85 di anni e prendo il cortisone, non prendo niente altro, ho dovuto prendere gli antibiotici perché mi sono fatta male la gamba, ho spelato così, però non prendo niente, solo il cortisone. Va bene. Allora, il cortisone non è quello che incide sulla quantità di cerume prodotto. Col passare degli anni, le ghiandole sebacee, come le ghiandole salivari, possono produrre meno secrezione, meno cerume. Questo può dipendere anche dall'alimentazione. Prima il signore ha telefonato dicendo che il colesterolo alto poteva produrre cerume. Questo non è così. Però il cerume, se noi mangiamo troppo grasso, può essere più grasso, più oleoso. Se beviamo poca acqua o non mangiamo dei cibi grassi, può essere un cerume più secco come quantità. Col passare degli anni se ne produce meno, se ne produce ancora meno se, usando ad esempio il cotton fioc per la pulizia dell'orecchio o facendo anche in passato, avendo fatto anche da ragazzino, delle otiti esterne, queste otiti possano aver rovinato le cellule che producono cerume che si trovano nel pavimento del condotto uditivo. Direi che può iniziare magari a bere un po' di più. Non so se usa il cotton fioc, eventualmente non usi il cotton fioc se lo usa, e poi direi a questo punto di usare ogni tanto sì il Debrox, ma se non produce cerume non serve quello. Il rischio per chi non produce cerume è quello durante l'estate, di se sono all'aperto, se si trovano in prati, in posti dove ci sono tanti insetti, il rischio è quello che possa entrare qualche insetto dentro il condotto uditivo, perché il cerume funge da protezione per il condotto e per il timpano. Però con l'età c'è una modificazione nella produzione di cerume. Grazie, grazie. Dunque abbiamo tempo. Non usi cotton fioc. Quello lo dice spesso, a maggior ragione in questi sempre casi. Evitare. Ecco. Allora abbiamo un messaggio. Mio marito, il 23 settembre 2018, ha sentito un fischio forte all'orecchio destro, ha perso l'udito all'improvviso. Non siamo mai riusciti a capire il motivo, nonostante audiometria e risonanza. Il suo apparato uditivo è completamente a posto. Sa dirmi il motivo? Non lo sappiamo ancora oggi. Mio marito ha 48 anni. Ma se ha sentito tutta la trasmissione, anche se l'apparato uditivo è a posto, ci può essere stato un danno delle cellule acustiche, delle cellule uditive. Questo non si vede dalla risonanza. Si può vedere solo facendo l'esame audiometrico, dove risulta una sordità, e quindi in questo caso vuol dire che c'è stato un danno delle cellule acustiche. Si può anche fare un ulteriore esame, che a volte si fa anche in ambito medico legale, che sono i potenziali evocati del tronco ovviamente encefalico, e quindi si valutano tutte le stazioni dalla coclea fino al cervello per valutare se c'è stato un danno, che può essere circolatorio, può essere virale, valgono le stesse cause che ho detto all'inizio, un danno che ha causato o una distruzione delle cellule acustiche già sulla coclea, quindi sulla parte interna dell'orecchio, nell'orecchio interno, oppure lungo la via di trasmissione dalle cellule acustiche dell'orecchio fino all'area cerebrale, all'area uditiva del cervello. Anche se anatomicamente l'apparato uditivo e l'orecchio sono di suo marito, sono a posto. Allora, grazie. Io direi che siamo in conclusione con lo spazio in diretta per quest'oggi qui a Buongiorno Dottore. E allora, ringraziando tutti i telespettatori, io faccio un grande ringraziamento naturalmente all'otorinolaringoiatra dottor Massimo Capricci per essere stato in video collegamento con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio grazie. A lei. Ci vediamo allora la prossima settimana. Noi ci vediamo come sempre dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.45. Grazie per averci seguiti. Buon proseguimento con i programmi di Rete 7. A presto.